sai quello che mi sento di dire in questo momento un po' a tutti qui da Radio Maria è che diciamo tutto ha avuto inizio da Fatima. Tanti parlano di una certa importanza in quelle apparizioni e ce l'ha a livello simbolico, ma ben più pregnante, ben più importante è il continuum di Fatima, che ha la sua maggiore estrinsecazione, se vogliamo, per certi versi in Medjugorje. Tanti veggenti l'hanno detto, tanti teologi, che fondamentalmente sicuramente la situazione legata a Medjugorje è quella che più di ogni altra cosa deve dare conforto al genere umano, per il semplice fatto che poi per certi versi la Madonna non apparirà più così, diciamo, in modo così repentino, copioso e quant'altro, ma ben più di rado, molto di meno a quanto sembra, in un periodo indefinito, perché poi il genere umano non conosce ancora totalmente il Vangelo, quindi questa fine dei tempi tanto decantata dai più non è che si presenterà così. Poi ripeto, nelle ultime apparizioni la Madonna è stata chiara, nel senso che vuole comunque che ci avviciniamo al suo cuore immacolato e che rimaniamo tutti uniti in fede, speranza e verità nella preghiera per cercare di detronizzare il demonio dalla terra, che il genere umano possa avere un po' di pace, un po' di tranquillità, perché è un periodo poco piacevole un po' per tutti, ripeto, e c'è questa battaglia finale che poi la Madonna, insomma, con Nostro Signore sicuramente ha la piena volontà di vincere, perché ripeto è un periodo un po' particolare un po' per tutti, e certamente insomma il genere umano sta lottando con tutto se stesso in modo anche impegnativo, arcigno e quant'altro. Ripeto, la Vergine vuole che ci sia impegno, la preghiera, tanta preghiera per cercare di allontanare l'essere luciferino dalla terra, ecco.